Ciao a tutti e benvenuti su Azalea Channel! Se vi piacciono i gameplay di The Sims 4, iscrivetevi al canale e lasciate un like al video. Vedrete, non ve ne pentirete! Ed eccoci tornati finalmente dai nostri cari Anderson con Jody, che sta preparando una bella torta hamburger. Eh sì, perché ragazzi, oggi è il giorno del compleanno del piccolo Nate. Finalmente passerà d'età e diventerà un bambino e quindi c'è un bell'evento da organizzare. Io avevo pensato di fare qualcosa di carino, sicuramente intimo con i familiari più stretti, e pensavo di fare una specie di picnic fuori, ma ovviamente piove, ragazzi. E che ve lo dica a fare? Cioè, io ho giocato con loro in questi giorni e c'è stato sempre un sole che spaccava le pietre. Oggi che voglio fare qualcosa di carino all'esterno, piove. Cioè, più realistico di così, The Sims non potrebbe essere. Comunque, non ci facciamo scoraggiare, magari più tardi il tempo migliorerà. In realtà sta già migliorando perché ha smesso, quindi chissà, ragazzi, se regge, anche se, insomma, le previsioni, ecco, vedete che danno comunque pioggia, però va bene, alle brutte ci mettiamo dentro casa, ragazzi, che ci importa, in un modo o nell'altro facciamo. Comunque, in questi giorni ho giocato un po' con gli Anderson fuori registrazione, quindi c'è stato qualche piccolo aggiornamento. Intanto, come potete vedere, guardate un po' di Simoleon che sono riusciti ad accumulare. Questo perché il nostro range, ragazzi, sta cominciando ad andare discretamente. Diciamo che ogni giorno riusciamo a guadagnare qualche Simoleon dai prodotti degli animali, dai prodotti agricoli e dalle bottiglie di nettare che crea il nostro Raul. A riguardo, Raul, svegliati perché è ora. Dobbiamo darci da fare. Prima facciamo le solite cosette e poi ci organizziamo per la nostra piccola festicciola. Intanto, perfetto, direi che questa la metto qua in frigo così nessuno se la mangia. Vi vorrei far vedere intanto che sono un po' andata avanti con l'aspirazione di Raul, molto lentamente, ragazzi, perché non è affatto facile portare avanti il creatore esperto di nettari. Perché dobbiamo produrre 50 bottiglie di qualità eccellente. Per il momento Raul ne ha fatta solo una, quindi la strada è decisamente lunga. Però, ragazzi, non demordiamo perché secondo me ce la può fare. E poi vi vorrei anche far vedere, guardate qua, la nostra Jody che ha vinto qualche altro premio. Questo qua, il secondo premio, l'avevamo già vinto durante un episodio precedente, la competizione di Endurance, ma guardate un po', è arrivata prima con il nostro wildfire nel salto ad ostacoli e non solo, perché guardate qua cosa ha partecipato ad un'altra competizione, in questo caso la prova di portamento, e si è guadagnata anche qui il primo posto. Quindi ci manca soltanto la gara di abilità, quella con i barili, dopodiché potremmo passare a tutte le competizioni a livello intermedio. Quindi anche questo ci aiuta un pochino a guadagnare qualche altro simoleon. Mettiamo subito a lavorare Raul al nostro orto, sta spruzzando l'insetticida, togliendo le erbacce e qui abbiamo qualcosina da vendere, probabilmente sì, vendi tutto, più 76 simoleon, perfetto, abbiamo un piccolo raccolto, anche qua i nostri alberelli piano piano stanno crescendo, non hanno bisogno di essere annaffiati, ottimo, e qua abbiamo anche la nostra arnia. Per cui vendiamo anche il miele, mentre intanto Jody si occupa degli animali, quindi iniziamo con la pulizia della nostra bella Claretta, dopodiché la mungiamo, visto che comunque abbiamo un bel po' di latte in frigo, direi che tutte queste bottiglie che ricaviamo oggi ce le vendiamo. Poi pulisci il capanno, riempiamo il mangime. Sì, ragazzi, praticamente ogni giorno Jody e Raul fanno un po' sempre le stesse cose, ma è davvero dura lavorare al ranch. Però loro non si scoraggiano, anche perché comunque è una vita che gli piace abbastanza. Dopodiché veniamo qua, raccogliamo anche le uova e vendiamo anche questi. Qui, se non sbaglio, ecco qua, abbiamo la nostra Bianca che sta covando un ovetto e quindi tra poco avremo anche un nuovo pulcino. Intanto qui vedo che, oh mio Dio, il piccolo Simba, mannaggia, ha qualcosina che non va, poverino. E allora penso proprio che, più che portarla alla clinica veterinaria, magari
più tardi andrò a comprargli un dolcetto del benessere, così risolviamo un pochino con lui in questo modo. Intanto se ne va comunque a giro. Poverino, forse gli gira un po' la testa. Teniamolo sott'occhio. Ok, qui Jody sta pulendo tutto. Ottimo, il nostro Wildfire intanto si guarda un po' intorno. Raul non sta indossando la tuta da apicoltore, quindi spero che non lo pungano. Proviamo a fargli stringere un legame con le api, da, perché così il miele viene ancora di qualità migliore. Oh, ok, le apette oggi sono ben disposte. Non l'hanno ancora punto, perfetto. Sono arrivate le bollette, oh mio Dio, 1530. Ecco ragazzi, ho parlato troppo presto. Niente, è stato attaccato. Mannaggia, ancora non stiamo proprio in buonissimi rapporti. Povero Raul, guardate qua. Punto! Ahia, le punture d'ape sono le più fastidiose, ma difficile resistere a un bottino di miele. Già, intanto abbiamo raccolto un attovetto da cova, benissimo, così avremo anche un altro pulcinetto. E direi però, Raul, che adesso è ora di andare a produrre un altro po' di nettare. Intanto puliamo la nostra macchina che è un pochino sporca, ci facciamo un bel nettare di uva e guardate qua ragazzi le altre bottigliette che ha prodotto Raul per il momento. Le sto facendo invecchiare, per il momento sono solo leggermente invecchiate, quindi vorrei aspettare un altro po' prima di venderle, così abbiamo un guadagno ancora maggiore. Soprattutto aspetto uno dei giorni tra lunedì, mercoledì e venerdì per portarle a Roberto e guadagnarci ancora di più. Comunque sapete che cosa vi dico? Che io mi prendo una di queste bottiglie, magari questa qua che ne abbiamo una doppia, me la metto nell'inventario perché direi che al compleanno di Nate ci sta tutto festeggiare con una bella bottiglia di nettare insieme alla torta. Guardate qua il nostro ovetto da cova, lo mettiamo subito nel pollaio così le nostre gallinelle possono covarlo tranquillamente e intanto ci andiamo anche a chiamare la nostra nocciolina. Dov'è? Eccola che arriva, mamma mia ragazzi, è adorabile, io adoro questa capretta, cioè troppo simpatica. E direi che possiamo intanto ricoprirla d'amore, così aumentiamo l'amicizia con lei e la accudiamo, la puliamo, gli diamo il biberon e vedete ragazzi che sta di nuovo piovendo. Mannaggia la miseria, che brutta giornata oggi, peccato, peccato davvero. Comunque la nutriamo e poi mungiamo anche lei e vendiamo il nostro latte. Tra l'altro guardate qua nell'inventario quante bottiglie di latte ha accumulato Jody nei giorni precedenti e direi di venderle adesso. Guardate un po' la bellezza di 444 e quindi sì, ci guadagniamo da vivere in questo modo. Il range è all'inizio ma sta prendendo davvero una bellissima piega, quindi speriamo bene che a breve riusciremo davvero ad ingranare al massimo. Ho anche appena pagato le bollette e quindi direi di organizzare subito la festa di compleanno. Invitiamo nel pomeriggio i nostri familiari. Per cui pianifichiamo la festa di compleanno per Nate. Sim festeggiato il nostro piccolino che tra poco non sarà più tanto piccolino. E come ospiti invitiamo Liam che è il papà di Jody. Candice, che è la compagna, anzi la moglie di Liam. E Isabel, che è la sorella diventata ormai adolescente di Jody. E direi che loro tre vanno più che bene per una festicciola intima. Raul invece non ha più i genitori perché anche la madre è morta da poco e quindi nulla ragazzi, siamo solo noi. Catering, mixologo, intrattenitore? No, non ci interessa assolutamente. La organizziamo intanto qua, poi vediamo se riusciamo a spostarci nelle vicinanze, ma visto che ripiove non credo proprio. E direi la organizziamo, beh dai, per le 14, così tra poco possiamo goderci tutto il resto del pomeriggio insieme. Ed eccoci qua, sono arrivati tutti.
tutti e guardate Tate come si è voluto vestire con questo mantellino perché vuole essere un po' il supereroe della giornata, probabilmente ci sta. Oddio, Isabel sta piangendo, che è successo? Mannaggia, appena entra nell'adolescenza, quindi chissà quale dramma adolescenziale sta vivendo, mannaggia. Beh, direi, dai, raccontiamo una storia buffa, anzi raccontiamo proprio barzellette che ce l'abbiamo anche come obiettivo, così magari risolleviamo un po' il monare a tutti, perché Raul è triste. La gente si allontana per sentirsi ferito da qualcuno nei paraggi. Ok, Raul, ma non ci pensare adesso, che è il compleanno di tuo figlio. Quindi direi buffo, barzellette, scherza sull'acne. No, no, in adolescenza non si scherza sull'acne. Raccontiamo una barzelletta sul mio figlio, ragazzi, la buttiamo giù ancora di più e non mi sembra il caso. Direi che ci vuole anche un po' di musica che già è attiva. Perfetto, intanto nuova dinamica familiare spassosa tra Jody e Isabel, quindi tra sorelle. Sì, mi piace molto questa dinamica, ci sta assolutamente. Loro ragazzi hanno una certa differenza d'età e tra l'altro Isabel è la sorellastra, diciamo, perché è la figlia di Liam e Candice. Oh, perfetto, un po' di musica, direi possiamo anche ballare tutti insieme, dai, un ballo da cowboy insieme, sì, facciamoli vedere cosa abbiamo imparato in questa cittadina. E intanto Nate, ecco qua, che sta chiacchierando con il suo nonnino. Dai, facciamoci prendere in braccio, da sganasciarsi dal ridere. Raul gradisce la comicità? Ma sì ragazzi, perché no? Mi sembra carina come cosa. Oh, guardate un po' Raul come si è buttato nella mischia, perfetto. Liam è diventato un buon amico di Nathan, ecco qua. Che carino il rapporto tra nonno e nipotino. Dai, lottiamo insieme, giochiamo un pochino. E tanto che qua ragazzi ballano e chiacchierano tutti, direi che racconto qualche altra barzelletta perché voglio riuscire... sulla moda, ok, voglio riuscire ad andare un po' avanti con gli obiettivi e intanto però mi preparo anche la mia bella torta. Spero che nessuno se la sia fregata e mangiata di nascosto, no, mi sembra di no, perfetto. Quindi direi che ce la mettiamo qua e aggiungiamo le candeline prima che sparisca dalla circolazione. Ah, guardate qua il nipote, come si diverte con il nipote. Oh, che carino. Qui intanto facciamo anche versare delle porzioni di nettare, così facciamo un bel brindisi. Ecco qua, perfetto. Peccato ragazzi che non si possa fare un brindisi con gli altri, cioè non si possa invitare gli altri a bere, ma bisogna aspettare che lo fanno autonomamente. E ci siamo ragazzi, il piccolo Nate ha spento le candeline, tutti qua a festeggiarlo. Sono troppo curiosa di vedere come viene da bambino. Chissà se somiglia di più a Jody o a Raul. Adesso lo andiamo a vedere meglio nel cast. Intanto scegliamo un tratto per la sua personalità. Come aspirazione gli ho messo capitano dello svago, perché Nate è un bimbo parecchio vivace, un vero peperino che non sta mai fermo, quindi ce lo vedo molto bene per lui questa aspirazione. E come tratto amante dei cavalli. Eh sì, ragazzi, in fondo Nate è cresciuto in mezzo agli animali, in mezzo ai cavalli, a Wildfire, e a riguardo ci sarà una bella sorpresa per lui. Però intanto andiamo sicuramente a cambiare il look, perché così non si può vedere. Ed eccolo qui nel cast con questo suo primo look quotidiano molto comodo, stile tuta, perché lui appunto essendo un tipetto molto vivace, me lo immagino che gioca all'aperto, si arrampica dappertutto. Guardate intanto che carino, ve lo faccio vedere in primo piano con questi occhioni verdi, sono anche più verdi di quelle di Jody. Invece secondo abito quotidiano un pochino più elegantino tra virgolette, diciamo quando andiamo in paese a mangiare fuori, a fare qualcosa di particolare, si mette un jeans con questa camiciola un po' più carina. Poi abiti formali che tanto non penso userò mai, non credo di averli mai usati per i bambini, però ok, in caso serva ce l'ha. Abito sportivo, da notte, da festa. In questo caso gli ho messo gli stivali da cowboy perché
Mi piacevano troppo. Ah, sapete che faccio? Quasi quasi gli aggiungo anche il cappello. Eh sì, dai ragazzi, ci sta. Guardate che carino, un po' a tema per una festa, va più che bene. Costumi da bagno, abiti per il caldo e abiti per il freddo. E a questo punto la festa è anche finita. Abbiamo guadagnato il premio di bronzo. Certo, potevamo fare di più, ma ragazzi, nella vita bisogna anche sapersi accontentare. Comunque, guardate un po' qui, Nate, che mood gli è spuntato. Dieta squilibrata per aver mangiato troppi dessert o pasti veloci. Mi sa che il nostro caro amico, crescendo, è diventato un po' un tipo salutista, perché se già da bambino comincia a parlare di queste cose, mi sembra uno che vuole stare particolarmente attento alla sua dieta. Comunque, prima di concludere l'episodio, dobbiamo fare una cosa importantissima, ragazzi, per cui andiamo un attimo al centro del paese. Guardate un po' cosa volevo fare. Probabilmente lo avevate già intuito. La mia idea era adottare un nuovo cavallo, in particolare un puledrino per il nostro Nate come regalo di compleanno. Ma guardate qua che cosa è successo. Questa interazione è disponibile dalle 7 alle 19. Sono 19:38 e quindi niente, per un pelino, ragazzi, non possiamo farlo oggi. E quindi ci diamo appuntamento qui domani mattina alle 7. Ed eccoci finalmente all'orario giusto. E adesso sì, possiamo adottare il nostro cavallino. Ragazzi, sono emozionatissima perché voglio proprio scoprire chi possiamo adottare. Allora, ecco qua i cavallini che ci sono oggi. Vediamo un po', come puledrino abbiamo Billy e Denali, che è una puledrina, mentre loro mi sa che sono, eh sì, stallone, stallone, giumenta e giumenta. Quindi possiamo scegliere tra loro due. Beh, ragazzi, Wildfire è un maschio, quindi la mia idea era di prendere magari una puledrina e c'è lei disponibile. Denali, tra l'altro, una puro sangue. Come tratti è timorosa, aggressiva, spirito libero, un po' come Wildfire. Mentre Billy, come tratti, timoroso, indipendente, ribelle. Oddio, ragazzi, sono dei tratti particolarmente difficili, quindi spero che veramente riesca Denali ad andare d'accordo con Wildfire, ma assolutamente prendo lei. Guardate che carina, è tutta marrone, tra l'altro ha un colore di manto diverso rispetto al Wildfire e quindi mi piace anche. Così abbiamo proprio due razze di cavalli diversi. E quindi scegliamo Ray, ragazzi. Diamo il benvenuto a questo nuovo membro della famiglia. Per il momento, ragazzi, lascio questo nome perché ci voglio pensare bene prima di darle quello definitivo. E anzi, se anche voi avete qualche suggerimento per qualche nome carino per una puledra, scrivetemelo sotto nei commenti. Eccola qui, ragazzi, guardate. È poco più alta di Nate, che bello! Questa cosa mi fa impazzire e vedete che lui si sta avvicinando con cautela e sta parlando con la nostra Denali. Che carina, ragazzi! Troppo, troppo adorabile. Ma direi che per oggi ci fermiamo qui con questo video. Nel prossimo cominceremo a prenderci cura della nostra nuova puledrina e vediamo un po' se riuscirà ad ambientarsi in famiglia. Per oggi è tutto, spero che il video sia piaciuto. Se è così, mettete il like, mettete anche il mi piace alla mia pagina Instagram per rimanere sempre aggiornati. Noi ci rivediamo presto nei prossimi video. Ciao!